Le porte del Consiglio regionale si sono aperte a 40 alunni dell'Istituto Comprensivo Montano di Stigliano nell'ambito del percorso di cittadinanza attiva promosso dall'Assemblea Legislativa regionale. Un appuntamento con la scuola utile a favorire un rapporto costruttivo tra istituzioni e nuove generazioni. Tanti i quesiti posti dagli studenti. Classificata una regione a nostro avviso fantastica, piena di paesaggi spettacolari e di gente nuda, però molti sono i problemi. Tra questi, la mancanza di mezzi e di collegamenti. Non ci sono tanti autobus, spesso passano poche volte e se qualche persona ha bisogno di viaggiare per commissione o per lavoro, non può farlo. Tutto ciò è da disagio ai cittadini. Hanno tragitti piuttosto brevi e per arrivare a destinazione bisogna prendere più mezzi di trasporto. Ciò aumenta la scomodità di non arrivare in orario. Le strade sono tutte bloccate e mettono in passeggeri autisti in situazioni di sicurezza e nei casi peggiori di incidenti. Un altro problema, non solo del sud, è la mancanza di posti di lavoro. Dovreste creare più opportunità per impedire ai giovani di trasferirsi al nord, per non creare danni alla regione. Più gente viene a lavorare prima si ripaga, più la popolazione aumenta. Inoltre, dovreste creare più servizi, soprattutto ospedalieri e sanitari, con tempi di attesa brevi. Infine, proponiamo con l'obiettivo delle forze politiche regionali di realizzare un piccolo aeroporto. Potete fare qualcosa da aiutarci? Trasporti, lavoro, salute e alcuni degli argomenti al centro delle domande dei ragazzi, alle quali ha risposto il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Bochicchio. Le domande dei ragazzi sono domande quotidiane e fondamentali. La politica deve fare in modo di essere esaustienti in queste domande, nei vari, con il futuro programma sicuramente, con il programma attuale che siamo, in quanto siamo allo scorcio di legislatura, è chiaro che bisogna fare in modo che le istituzioni siano accanto a questi problemi. Il percorso di cittadinanza attiva attraverso le visite guidate nella sede del Consiglio regionale si conferma un progetto utile a far crescere nei giovani il senso civico e a farli sentire i veri protagonisti della società. È da tempo che la Regione Basilicata ha messo in campo questo progetto per far sì che i ragazzi abbiano l'interlocuzione con le istituzioni, l'istituzione con i ragazzi, il futuro della nostra vita politica e istituzionale.